Ciao a tutti ragazzi, sono Rinneganevo e oggi siamo sul nuovo video dove vi farò vedere Lords of the Fallen, che è il gioco gratuito che praticamente regala il PlayStation Plus a settembre. E siccome l'ho appena scaricato, volevo vedere insieme a voi di cosa si tratta, come è fatto e... Dal video mi sembrava molto un gioco sul tipo modello God of War. O giochi simili. Vediamo un po' di cosa si tratta. Nuova partita. Ma c'è il cazzo, se è nuova non ho niente. E la difficoltà? La difficoltà media? Ah no, sono vari poteri. Seleziona il tipo di magia. Rissa, inganno. Conforto. Attiva. Preghiera, trasferimento. Vieni seguito da un'ombra magica che ripete le tue mosse e infligge nuovamente dei danni causati. Un assassino soprannaturale assestato di sangue attraverso la... Vabbè, chi se ne frega, Rissa mi sembra un cazzuto. Mi sembra stracattiva questo. Saprei, sono indeciso. Il cavaliere? No, nessuno. Questo è l'Assassin's Creed. Questo non lo so. Martello non mi ispira. Vabbè, facciamo il cavaliere, vaffanculo. L'epilogo, va bene. Cazzo, ne sto facendo tutto a caso, ragazzi, veramente. L'ho fatto solo con la spada perché mi piace un sacco meno le spade, quindi... Si è optato per il cavaliere. La grafica di sto video non mi sembra per niente male. Questo è il tizio che avrei potuto fare, ma non mi è piaciuto. Fallen God. Creator and destroyer of worlds. Hear my vow. E la Madonna. Quello sarei io. Tizio pelato. Ma che ti sei innamorato di sto minchia di martello? Hear my vow. My vow of defiance. C'è una pippa immonda. Ha fatto dei cloni che ha già spazzato via in mezzo secondo. Avocado, no. Esagerato. Bravo, bravo. Non hai capito che cazzo comando. Sì, vorrei fare qualcosa anch'io, cioè 3 giorni sempre di video iniziale. Keystone, la mano di Dio. Un'epoca diversa, una guerra diversa. Interessante.
The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Gesù Cristo, anche in questo gioco. Cazzo. Hold on. Attenzione. Gesù. Sì, è proprio uguale a Gesù, cazzo, questo. Che figo però il suo elmo. Prepariamoci la battaglia a cazzo, che, per il quale schiaccerò solo tasti a caso. Prima regola del combattimento. Usa R3 per concentrare i sensi e la visuale sull'avversario. Per i meno esperti se non dimenticare questo. La barra arancione che parte inferiore dello schermo rappresenta la tua energia. Mix per iniziare. Beh, i comandi sono molto uguali a quasi tutti i giochi come Dark Souls e così, solamente che anziché these things keep coming, we fight back, but there are too many of them. Uguale, impugna doppia arma con il triangolo. Qui non c'è niente. Ma che parte? Praticamente è invertita la X e la Y. La X e il triangolo. Da qui non si passa. Qui non si può uscire, qui c'è qualcosa. Si apre. Poi è chiuso. Oh madonna, se la porta è chiusa. Da che parte passo? No, questo è aperto. Ok, qua non c'è niente. Sono roga, ma... ok, non si capisce ancora. Perlomeno qui non ci sono le anime da raccogliere. Perché già è una menata andare in giro a pensare tutte le armi. It is in me, and it is changing. Ragazzi, che dir, il gioco secondo me ci sta per essere gratis. Chiaramente a volte i giochi gratis sono veramente la cosa più brutta che possono mai pubblicare, invece questo ci sta. Liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follow sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Wow. Scrigni anche qui. Con che cattiveria lo apre? Cosa minchia ho trovato? Bottiglia vuota, pozione. Non sospetto ci sia nulla. Per rotolare anziché schiacciare la X,
anziché schiacciare il cerchio bisogna schiacciare la X. Sì, sono un po' i comandi poi. È un mix tra God of War. Ah, la combo è uguale. Dalle spalle bisogna schiacciare R1. Fires on the horizon. Come dicevo, un mix tra God of War e be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please. Please be safe. Secondo me ci sta anche più di Dark Souls, che è un po' più violento, un po' più, diciamo, attivo. Chiave gigante. Mi sa che abbiamo trovato la chiave, ragazzi, del portone, quello che non riuscivamo ad aprire. Ispezioniamo di qua se troviamo qualcosa. Sarà questo portale magico. Si apre quando sconfigge un nemico formidabile. Questo qua è un nemico formidabile. Sì, non è per il male. C'è più avanti una specie di mini boss. Però devo capire come usare la cura o qualcosa di simile, che penso che quelle pozioni siano la cura. Tutte queste che trovo qui. Qui non c'è nulla, qua c'è una ragnatela. Se scendo non mi faccio danno. Ok. Ragazzi, mi sa che le chiavi servono a questo. Vediamo un po'. La testa che scompare all'interno dell'armatura. No, sporco di Gesù Cristo. Madonna, mo come facciamo? Fracazzo tutto quello. Che figata, vorrei prendere la sua armatura. Sembra il teschio di Punisher mischiato a quello di Il Signore degli Anelli. Ho fatto cazzo di figo. Io Lord Custode. Oh. Sì, a quella velocità per schivare ci mettiamo 3 giorni. Ragazzi, scusate, ma devo capire ancora come colpirlo. Ma lui è su quella minchia di scudo. Penso che dovrei girare lì alle spalle. La cura col quadrato? No. Quello sì. Come cazzo si usa la cura? Zio, se mi avessi detto come usare anche la cura, magari non potevo anche usarla. Magari mi servirebbe. Dobbiamo schiacciare i tasti a caso. No. Scudo. Colpo pesante. Come cazzo si usa la cura? La vedo grigia, ragazzi. La vedo davvero grigia. Se non capisco come si usa una cura. Sto provando a schiacciare un po' tutti i tasti, ma non funzionano. Col quadrato girano e basta. Questo qua mi dà un... Scusate, mi sbatte a casa divina.
Ditemi come ci si cura in questo cazzo di gioco. Finché io non attacco, finché non capisco come ci si cura, cioè non c'è un cazzo da dire. Si tengo premuto quadrato. Oh, capito ragazzi, dovete tenere premuto quadrato per curarvi. Ma qui la vedo grigia, mi stanno legnando come... non so. Dai, forse ho capito come combatterlo. Poi mi sconfondo, uso i tasti di tasto per schivare e la vedo grigia. Che cazzo è successo? Si è incazzato. Quanto pare cambia mosse ogni tacca che perde, no? Non si rompe la sua armatura, credo. Legnata. Ma che maroni. Schivata lentissima. Gesù. Zio Angelo. Ma porca puttana, mo mi incazzo. Ha una portata lunghissima. Poi se ti avvicini sei praticamente fottuto. Sprechiamo l'ultima pozione, sperando di ammazzarlo, perché poi non so veramente come combatterlo. Se schivassi in una maniera un po' più veloce. Vabbè, ma c'è, ma questi hanno i super colpi, io ragazzi, veramente. Poi mi danno scudata, mi sbatte a casa divina. Spero però di riavere le pozioni quando li prendo. Ok, me le toglie, poi ci sono punto. Bella affondo, l'ho mancato in pieno. Manca un pezzo. Sì, però diventa sempre più forte quando vado che stacca qualcosa. Poi quello scudo imponente. Seccato, benissimo. Spaccato via in un colpo. Secondo tentativo ragazzi, vediamo se questo sarà il buono. Ho una pozione in più però dai. E poi so anche come combatterlo. Penso che il video lo manderò accelerato in questo pezzo. Thank you.
Ehi, ma cazzo ha fatto, ma dai. Sì, vabbè, va bene tutto. Porca puttana, togli la patrulla, ma è andato via me. Avere una spadina di mezzo millimetro che cerca di sfondare è la cosa più bella. Perché lui c'è uno spadone cazzo di 650 mm. Eccoci qua ragazzi, finalmente l'ho sconfitto. Ci ho messo un'eternità, però finché aveva il suo cazzo di scudo era veramente indistruttibile. Adesso cazzo anche da morto mi tortura quel cazzo di coso lì. Ho vinto un bel emblema. One of those lords Caslo keeps talking about. Mi sa che ho trovato qualcosa, ispezioniamo sta stanza. Se non c'è qualcosa da raccogliere. Mi sembra. Però non si sa mai. Pare nulla. Gesù Cristo l'aveva sbattuto fuori quando è apparso sto qui. Incantesimi con L2 salvare. Premi cerchio se no. Come salvare esperienza. Point, e posso anche far finire questo video. Volevo farvi vedere com'era questo gioco, se vi interessava vederlo o scaricarlo anche voi. Ci vediamo su altri video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e scaricate anche il gioco, ve lo consiglio vivamente perché ci sta come gioco. E ci rivediamo sul prossimo video.